A volte vengono, a volte no. Uno sempre. In quel momento lì l'unica giocata che mi rimaneva da fare era quella perché la palla mi stava passando e non riuscivo a prenderla. Ci ho provato, a volte fai delle brutte figure, a volte ti va bene. Io credo che per tutti l'impatto, diciamo, con la Serie A, per tutti i vecchi, diciamo, tra virgolette, che erano qui, i nuovi, è stato un po' duro perché abbiamo avuto un inizio difficile, diciamo, però piano piano abbiamo iniziato a correggere le cose che magari ci stavano mancando. Domenica e sabato col Parma abbiamo ribaltato una partita molto difficile che non sempre si può fare e credo che quando fai un risultato così ti porta ad avere fiducia, ti porta a avere più autostima. È normale che sapevamo tutti che il campionato era duro. Nessuno si immaginava avere oggi 25 punti, stare tranquilli. Credo che tutti eravamo pronti a soffrire, diciamo, dall'inizio del ritiro. Poi se ti metti a pensare quel pareggino che per un errore arbitrale non è venuto con l'Atalanta, e una disattenzione col Catania in casa, potevamo avere quei 2-3 punti in più che secondo me ce la stavamo giocando alla pari con Da un tutti. punto di vista molto valido. E è così, l'attaccante quando ha fiducia o quando si sente bene, magari è sereno, prova, come dici tu, a rischiare un po' di più. Io quando sono arrivato qui sapevo che avevo dei giocatori a fianco importanti come Morimoto, come Giorini, come Zeta, come il proprio Rubino che oggi sta dimostrando importantissimo per noi. Quindi essendo in cinque attaccanti non c'è posto per tutti. Purtroppo non ho avuto continuità nell'inizio del campionato, ma non mi lamento. Il mister all'inizio mi ha chiamato in causa, dopo ha voluto cambiare, ma va bene così, io cerco di essere pronto quando lui mi chiama. Poi ci sono dei momenti in cui uno si trova meglio, come in queste ultime due partite. Mi fa piacere trovarmi diciamo in crescita e mi fa piacere anche dare una mano alla squadra, come l'altra volta entrando dalla panchina in momenti di difficoltà. Sono cose che ti portano tranquillità e consapevolezza che il lavoro c'è e bisogna solo aspettare la chance del mister. La cosa più importante è dare una mano alla squadra e Credo far sia sì che le normale che le squadre che si trovano magari nella situazione dove ci troviamo noi oggi cercheranno delle soluzioni a gennaio. È normale. Non mi spaventano i nomi che leggo sul giornale. Credo che chiunque venga qui, se viene con la voglia che abbiamo tutti noi di salvarci, sarà benvenuto. Ognuno avrà il suo spazio, cercheremo di fare il meglio per il Novara. Non lo vedo come una cosa che ci possa portare dei problemi o della sfiducia, come dice lei. Credo che lo dobbiamo guardare come una cosa positiva, che Novara può portare qualcuno, se lo porta, che sia positivo per la squadra. Lo Io vediamo su questo sempre, punto. vorrei giocare, però giocano in 11 e sarà il mister a decidere. Io, come ti dicevo prima, l'obiettivo è trovarsi pronto e rispondere in campo, perché puoi dire vorrei giocare, voglio giocare, poi dopo non si risponde in campo, non è la cosa migliore. Quindi che decida il mister, io se devo giocare 10 minuti, 5 o 45, quello che è, mi farò trovare pronto perché credo che un buon momento, bisogna approfittarlo, un momento positivo a livello personale che anche a livello di squadra, quindi Quando sei entrato in campo Catania, dove hai provato?
La prima palla che hai preso l'hai provata? No, non ho provato niente, ero proprio contentissimo di essere di nuovo in campo e dopo un periodo molto brutto per me è andato bene perché una vittoria lì ti dà tantissimo morale e sono molto molto contento del mio compagno di squadra che hanno fatto un lavoro impressionante, che siamo ritornati da 2 volte, siamo stati 2 volte sotto e siamo ritornati alla grande. Qui vicino a me Granoce ha fatto una partita splendida, che ha fatto il cambio, ti ha dato quella motivazione di non mollare niente, anche dopo il 2-1 che ha fatto Maxi Lopez, subito siamo andati lì a cercarlo di pareggiare e di vincere anche la partita, perché abbiamo avuto occasioni, abbiamo creato. Vuol dire che siamo in un momento positivo e c'è tanta, tanta, tanta voglia di vincere una All'inizio non partita. ero, Capito? Non sapevo anche io, dopo 45 giorni che ero fuori, dopo un infortunio così, ero anch'io un po' emozionato, però è andato benissimo subito, solo peccato che ho preso dopo 2 minuti un gol che mi ha fatto arrabbiare un po', però. Dopo i gol abbiamo fatto una partita splendida. Solo Jimmy che mi dice che sono diventato più bello con la maschera, che basta. È sempre lui, è Lui sempre è, lui, perché secondo me è un è po' sempre lui. geloso, è perché è un po' geloso. Sì. Anche lui voleva una maschera così, però ha detto meglio di no. Che sennò ti devi spaccare prima la No, faccia. io E voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra che mi sono stato da subito vicini, il staff, tutto Novara Calcio, la città anche, mio compagno di squadra del nazionale, presidente anche lì, mia famiglia che mi è stato da subito vicino, mia ragazza che sono arrivato con mia sorella subito. Sono stato molto importante per me perché ho avuto un aiuto da tutti loro che sono riuscito a recuperare un tempo miracolo, diciamo, perché mi sentivo dal primo giorno bene e cioè, sono state tutte persone importanti per me, anche sensibile, è stato subito arrivato il lunedì, per quello voglio ringraziare tutti perché mi hanno dato un aiuto di non mollare, di non stare con la testa giù, perché sennò diventava molto difficile. Io dopo 7 giorni ho cominciato subito l'allenamento, diciamo, in palestra col bici e quello è proprio dall'aiuto dei miei compagni di squadra perché come mi sono stati ogni giorno vicini, ogni giorno mi scrivevano, qualcuno mi arrivava anche a ospitarmi, sono arrivato a trovarmi anche a casa, per quello sono stato molto 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 Se importante vuole. per me. Certo, io sono disponibile, sto lavorando ogni giorno per di essere disponibile anche su partita di Catania che ho fatto tutto per essere pronto e dopo ho deciso visto che mi faceva giocare, ringrazio sempre perché non è facile a farti giocare dopo 43 giorni diciamo e avere subito la fiducia in te, per quello ringrazio sempre lui, però adesso devo lavorare e per lunedì io sono disponibile, però decide tutto mister.